Il 2018 ha portato al mercato della pesca una delle novità più attese, la nuova Beastmaster Monster. Molti ci hanno detto che era impossibile provare a fare una canna più performante. Bene, la sfida è stata accettata, ci abbiamo provato e siamo riusciti a creare quello che è veramente un gioiellino della pesca. Una canna più leggera, più resistente e più performante. Come lunghezza è rimasta invariata perché abbiamo mantenuto i 4,20 m e la 200 grammi che ci permettono per questo tipo di pesca, soprattutto per quello di storione, raggiungere performance veramente elevate. Il carbonio è stato completamente rivisto e anche l'azione della canna. Abbiamo un'azione molto più parabolica, ovvero questo perché? Perché è una canna più reattiva, più elastica e ci permette soprattutto con pesci più di grossa taglia di divertirci, ma soprattutto di tirarli fuori in modo veloce e anche durante la ferrata è molto più reattiva. E poi una cosa importante, abbiamo rivisto anche la capacità di lancio, perché stanno nascendo delle situazioni, dei laghi sempre più grandi dove abbiamo bisogno di performance sempre più importanti, quindi lanci di notevole distanza. E abbiamo rivisto anche l'azione del lancio della canna. Quindi, come vi dicevo, abbiamo una canna che ci farà divertire, ci permetterà di tirar fuori velocemente i pesci grossi, ma soprattutto di arrivare anche a distanze dove fino adesso non eravamo mai arrivati. E il look, devo dire che è stato veramente accattivante, una canna tutta nera ai passanti con delle rifiniture argento, e abbiamo deciso di provarla con quello che è per molti uno dei migliori mulinelli per questo tipo di pesca, che è un Saragossa SV20000, un ottimo drag frizione. L'abbiamo abbinato al nuovo Tiagra Trolling 50 libre. Bene, ora proviamola in pesca e cerchiamo di divertirci, che è la cosa più importante.